Gli alfaniani vi accusano e Renzi ci chiede da febbraio di far cadere il governo. No, il PD ha chiesto da febbraio di fare la legge elettorale, l'abbiamo chiesto più volte, credo che l'abbiamo chiesto anche attraverso gli atti parlamentari, abbiamo sempre avuto indisponibilità a farla a partire da febbraio, oggi ci sono le condizioni per farlo e lo facciamo con chi ci sta. Quindi non è vero che avete detto fate cadere il governo e la legge elettorale ve la scrivete da voi da soli? Assolutamente no. Quindi sono tutte falsità, sassolini che si vogliono togliere dalle scarpe dopo che li avete fatti fuori. Non facciamo polemiche. Renzi vi accusa, Renzi ci ha imbrogliato, ci aveva promesso una soglia al 3% in cambio di una crisi pilotata a giugno. Mente Laurenzino, Renzi è effettivamente il peggiore dei cinici. Io questi retroscena penso che se li sia inventati la Laurenzin e mi dispiace anche che un ministro della Repubblica usi questi mezzi. Se avesse avuto qualcosa da dire l'avrebbe dovuto dire prima. Chiedete da febbraio di far cadere il governo agli alfaniani. Non è vero, è stato accusato Renzi che Gentiloni era troppo vicino a Renzi, in qualche modo che il governo che è nato è un governo fotocopia di quello precedente, poi lo si accusa addirittura di farlo cadere. Io credo che il Partito Democratico stia lavorando responsabilmente a sostegno del governo, si è visto anche pochi minuti fa con il voto che abbiamo dato alla manovra, altri hanno deciso di votare contro la manovra. Io faccio appello alla responsabilità di tutti. Quindi sul destino del governo lascio del cerino in mano ai medici. Grazie, 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 grazie.